piace più, non lo bevo più il caffè. Adesso me ne ho 28. 28. Mamma mia che età. Sto crescendo. Comunque, da bambina stavo nel cortile con mia nonna materna, con i miei nonni materni che non ci sono più. E niente, stavo con dei cani, avevamo dei cani nel cortile dei gatti. Niente di, cioè una vita normale, niente di eclatante, niente di mondano, niente di costoso, ecco, diciamo così. Una vita semplice. Vissuta con la mia famiglia, sempre con tanti parenti, anche se adesso ne ho pochi, ma prima anche non ne avevo tantissimi di parenti. Anche di amici ne ho sempre avuti pochi, ma ve l'ho già detto questo. Ero molto solitaria, ero molto chiusa in me stessa, vivevo molto in me, nel mio mondo, ok? Diciamo così. E basta, direi. Giocavo, sì, con le Barbie, con le Bratz, la macchina della Barbie, delle Bratz. Ken, facevo le storie d'amore, i fidanzatini, facevo le coppie, poi li facevo scoppiare, poi ritornavano insieme. Vabbè, ero romantica, da piccola ero tanto romantica. Guardavo anche i film romantici, poi mi immaginavo di vivere anch'io una storia come quelle dei film d'amore, che poi non sono reali le storie d'amore dei film, perché sono tutti attori e noi nella vita reale non siamo attori. Però vabbè, dettagli. Sto divagando. Stavo con mia nonna, sì, con mio nonno. Mangiavo anche con i miei nonni molto spesso, perché tanto i miei nonni materni vivevano di fianco alla casa dove stavo io, e quindi attaccati avevamo appunto i miei nonni, e stavo sempre da loro praticamente. Dopo i compiti quasi tutti i giorni stavo con loro, se non è che facevo il pomeriggio a scuola, e allora dovevo stare a scuola appunto fino alle 4. Se no alle 2:30 tornavo a casa, tra una cosa e l'altra mangiavo, mi svestivo, tranquilla, mi riposavo un po', facevo i compiti e poi mi divertivo. Mi hanno sempre detto prima il dovere e poi il piacere. Non so se anche a voi lo dicevano i vostri genitori. Prima fai il dovere, il tuo dovere, e poi il piacere dopo. Quindi prima fai i compiti, studi, ti impegni per la scuola e poi ti diverti, ti svaghi, ti rilassi, giochi, balli, canti, eccetera. E io sono rimasta con questa mentalità, con quest'ottica. Prima c'è il dovere, quindi il lavoro, la cucina, la casa da pulire, il compagno, se si ha un compagno, un marito, un figlio da guardare, eccetera, eccetera. E poi il divertimento dopo. Purtroppo negli anni, con le persone che ho incontrato, non vale molto questa cosa, perché tante teste, tante idee, e non tutti hanno avuto i genitori che ho avuto io, e quindi non tutti la pensano come me. Per alcuni c'è prima il piacere, poi il dovere dopo, se c'è tempo. E io non sono così. Comunque, questo è un altro discorso. Mi perdo, scusate. Io cosa facevo da piccola, a parte stare con i miei nonni, che mia nonna mi ha insegnato un sacco di cose. Grazie a lei, pace all'anima sua. Mi ha insegnato tantissime cose mia nonna, e la ringrazierò fino alla morte. Mi ha aiutato tantissime volte quando ero triste, quando vivevo dei brutti periodi. Mia nonna mi era sempre accanto, era sempre vicino, era il mio angelo custode, e lo è tuttora anche adesso. Se mi guarda da lassù, spero che sia contenta di me. E un bacio enorme a lei e a tutti gli angeli in cielo, tutte le persone in cielo. Comunque, a parte stare con mia nonna, stavo con mia madre, stavo con qualche amichetta di scuola che magari la invitavo a casa, mangiavamo merenda insieme, facevamo anche i compiti insieme, cose normali, da una persona normale, una vita banale, semplice, la mia, niente di che. E poi cosa facevo? Niente, vabbè, mangiavo cena, dopo aver ballato, ballavo un po' in camera, cantavo, scrivevo diari pieni di parole, di pensieri, a caso, cose a caso. La mia vita, tutto quello che pensavo della vita, le canzoni mie preferite, i miei pensieri, il mio futuro, scrivevo, ho un sacco di agende, un sacco di diari, dove scrivevo tutti i miei pensieri. E guardavo magari qualche cartone mentre facevo merenda, cose che fate anche voi, che facevate sicuramente anche voi. Stavo in cortile con i cani, con mio nonno, facevo passeggiate con mia nonna, mangiavo cena guardando magari la televisione,
sempre il paese, perché io sono sempre vissuta in un paese molto molto bello. A me è sempre piaciuto. È sempre piaciuto il paese dove sono nata e cresciuta, praticamente, sì, i paesi limitrofi di fianco a quello dove sono nata io. Ci sono dei tanti, tanti bei paesi piccoli, un po' sulla collina, ecco. Nella natura, diciamo così, nelle vigne, nelle colline, sì. In Piemonte ci sono dei bei posti, come anche in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, eccetera. A Milano, a Roma ci sono dei posti belli dappertutto. Ma il mio paese mi piaceva, dove sono vissuta, nata, cresciuta e vissuta. Poi vabbè, avevo mia nonna di fianco, quindi stavo benissimo con loro, avevo i cani. Io sono nata e cresciuta circondata da animali, conigli, lepri, gatti, cani, di tutto. Mancava un cavallo, poi avevo tutto. Tipo una fattoria, no, scherzo. Non era una fattoria, era una casa con un cortile, semplice, un po' d'erba, un po' di prato, un po' di piante. Avevamo una pianta di ciliegie, che poi adesso è morta, vabbè. Una pianta di aloe, perché mio nonno faceva tutti degli intrugli, delle cose, delle pozioni, tra virgolette. L'iperico, l'aloe vera, faceva i massaggi, perché mio nonno materno era un massaggiatore, quindi faceva tutti i massaggi con l'aloe vera, fantastico, sì, meraviglioso. E beh, delle belle cose, sì, direi, veramente dei bei momenti ho passato con i miei nonni, dei bei momenti anche con mia madre, con le mie amichette, che adesso non ho più. Giocavo con le Barbie, con le Bratz, guardavo la televisione, ballavo, cantavo, anche se sono stonata. Ero stonata anche prima, ma chi se ne frega in camera. Mi sentivo solo io e mia madre. E facevo passeggiate, basta, finito. Andavo a dormire alle 9 perché il giorno dopo dovevo svegliarmi presto, quindi una vita non eclatante, ecco, diciamo, cose normali. Penso che io facevo le stesse cose che facevate anche voi, più o meno. Fatemi sapere voi cosa facevate da piccoli. E a presto. Buon relax.